Alla terza, in provincia di Taranto, sorge un impianto di sollevamento d'acqua, l'impianto più grande d'Europa, un serbatoio in grado di muovere 7.000 litri al secondo che in pratica alimenta tutta la rete idrica della Puglia centro-meridionale. Ebbene, questo sistema adesso sarà aiutato anche da un nuovo impianto fotovoltaico. Ci dice di più Costantino Foschini. Acqua e sale? No, acqua e sole. Siamo nel più grande impianto d'Europa di sollevamento dell'acqua e dell'acquedotto pugliese presso la terza. Qui l'acqua viene sollevata a 7.000 litri al secondo per un'altezza di 220 metri, con un consumo spaventoso di energia. Ebbene, da oggi parte di questa energia è prodotta dal sole. Nella piana di Taranto arriva tutta l'acqua degli invasi del Sinni e del Pertusillo, l'80% dell'acqua che disseta la Puglia, di cui è facile farla confluire verso il Salento, terreno tutto piano. Invece verso Bari ci sono da scavalcare le murge tarantine. Presso la terza, l'acquedotto pugliese ha l'impianto di sollevamento dell'acqua più grande d'Europa. Si tratta di alzarla fino a 220 metri di altezza. Immaginate un fiume in piena che scorre in salita. Per pomparla bisogna alimentare sofisticate attrezzature e tubature. I tecnici parlano di impianto fortemente energivoro, cioè divoratore, consumatore di energia. E del resto l'acquedotto pugliese paga ogni anno all'Enel una bolletta di 70 milioni di euro. Ma qui è stato inaugurato ieri un fotovoltaico con 30.000 metri quadri di pannelli solari. Sono sistemati sulle terrazze che coprono le vasche. Producono anche in queste condizioni, con sole velato, un megawatt. Potrebbero alimentare un paese di 3.000 abitanti. Qui invece riescono a coprire il 10% dell'energia consumata dall'impianto, ma soprattutto indicano una direzione per il futuro. Lei ha detto che per risparmiare energia elettrica dobbiamo utilizzare tutte le nostre energie. E certamente. Il nostro piano industriale, varato 3 anni fa, prevedeva di coprire il 5% dei nostri fabbisogni con energia prodotta da noi. E prodotte esclusivamente con fonti rinnovabili. La prossima volta che assetati sotto il sole solleverete un bicchiere d'acqua fresca, pensate all'impianto di La Terza. Il sole alza l'acqua.